Mister, è stata diciamo abbastanza dura, però alla fine di misura siete riusciti a vincere questa partita che vi consegna diciamo attualmente la testa della classifica, una Trestina che non scopro niente, insomma è la vera sorpresa di questo inizio di campionato. Sì, la partita è stata estremamente difficile perché la Mansese è una squadra complicata da doverci giocare contro, soprattutto il mister Bonucelli sfrutta al massimo le caratteristiche dei propri giocatori cercando di inserirli nel modulo che gli è più congeniale. Perciò è una squadra che ti fa giocare poco, che è molto aggressiva, che è molto, molto determinata e perciò era una partita su un campo piccolo come questo che doveva vivere su un episodio. Questo è stato, noi siamo stati bravi aspettare perché il primo tempo è stato molto intenso, poi nel secondo tempo loro un po', anche visto che non hanno fatto preparazione, sono calati un po' da un punto di vista atletico, da un punto di vista fisico, e perciò siamo riusciti con l'ingresso di Catacchini, di Walide, di Vinagli a mettere questo sigillo importante per poi ritornare con una cerniera 5 dietro con l'ingresso di Fumanti che ci ha permesso di veramente di non rischiare più niente. Voi qualche volta utilizzate anche il campo di Città di Castello, se non vado errato, per giocare le gare interne. Quali sono le differenze fondamentali quando imposta una gara per giocarla a Trestina o giocarla a Città di Castello? Diciamo che questo è un campo un pochino più piccolo di quello di Città di Castello, però poi le caratteristiche di questa squadra è quella di tanta intensità, tanta corsa. Un mix di giocatori esperti e giocatori giovani che però si sanno ben adeguare qui. È l'avversario che fa la differenza, la Massese è una squadra estremamente difficile da affrontare, ne ha dato la dimostrazione, gli va dato merito di essere venuti qui con le loro armi a fare battaglia. Noi siamo stati questa volta un pochino più bravi e siamo riusciti a vincere. Se mi permette guardo il pelo nell'uovo, mi sembra che è vero che la sua squadra gioca con grande intensità, però gli errori sono veramente tanti e anche alcuni anche veramente grossolani. Sì, ci sta, commettere degli errori in un campo non estremamente bello da un punto di vista di Manterboso è normale, dobbiamo essere bravi, attenti a cercare di evitarlo, però poi il cuore che questi ragazzi mettono in campo quando vanno riescono a rimediare anche quei piccoli errori che fanno. E adesso, insomma, l'abbiamo detto in apertura di intervista, voi siete primi, un pensierino si fa, no? Quando insomma, si raggiungono queste quote. No, il pensierino adesso in questo momento è continuare a fare queste buone prestazioni, vedere i ragazzi che si divertono a giocare, quello che più gratifica i nostri dirigenti, più gratifica noi. Adesso è presto, poi se più avanti, fra 20 partite saremo in questa situazione di classifica, allora magari ci penseremo, ma adesso dobbiamo concentrarci a fare le nostre belle prestazioni come stiamo facendo. Una domanda, una richiesta personale, io conoscevo pochi giocatori della sua squadra, conoscevo Catacchini bene, e mi chiedevo come mai fosse partito dalla panchina. Lui veniva da un problema al nervo sciatico che l'ha tenuto fermo tutta la settimana scorsa e questa settimana si è riallenato praticamente da giovedì, perciò era giusto che altri giocatori che invece sono allenati tutta la settimana potessero scendere in campo e lui avevamo concordato che non poteva giocare più di 30 minuti con lo staff e questo è stato, ha fatto la differenza quando è entrato, ma prima di lui ha giocato un giocatore come Gallotti che ben come lui ha la stessa esperienza nei professionisti e che comunque ha fatto la sua bella partita. Un'ultimissima cosa che riguarda diciamo così la sua carriera, ci parla un po' da dove viene, che squadra ha allenato precedentemente? Io sono cresciuto calcisticamente qui a Trestina, prima da giocatore, poi da allenatore sul settore giovanile per poi portare il Trestina
ormai 8 anni fa dall'eccellenza in Serie D tramite playoff nazionali. Ho fatto 2 anni a Città di Castello dove ho rivinto un campionato e ci siamo salvati l'anno dopo in Serie D, per poi aver fatto rientro qui a Trestina, che è casa mia, per anche motivi di lavoro che altro ho preferito stare qui vicino a casa. Benissimo, la ringrazio e in bocca al lupo. Grazie.